Essi combatteranno contro te, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per liberarti, dice l'Eterno. I versetti precedenti a quello che abbiamo letto ci parlano della chiamata di Dio al giovane Geremia per diventare il suo profeta, ordinandogli va e proclama con forza il messaggio che ti ho trasmesso. Ma Dio annuncia anche che Geremia incontrerà dei problemi, ostacoli, se non addirittura una sorta di guerra contro di lui. Ma l'esito, comunica Dio, è scontato. Tu ne uscirai vincitore. Perché? Perché Dio accompagnerà questo giovane profeta per tutta la vita. E leggendo il libro di Geremia ci si rende conto che Dio è stato fedele al suo impegno. Dobbiamo riconoscere che non è sempre facile decidere di seguire il Signore, proprio per gli ostacoli che si incontrano. Varie sono le lotte, ad esempio offese ricevute, ferite subite, delusioni, per non parlare poi dei problemi economici, al mondo della salute che arreca sofferenze e dispiaceri. Dobbiamo riconoscere che la vita è dura per alcuni, è complicata ed è molto dura per altri. Spesso ci chiediamo, ma Dio dov'è? Non vede ciò che sto vivendo? E siamo portati purtroppo a pensare che nella lotta della vita e per la vita siamo soli. Ma rileggendo il testo del profeta Geremia, con tutta onestà, dobbiamo riconoscere che le cose non stanno come noi pensiamo. O Dio è il più grande bugiardo, ingannatore, in quanto mi lascia solo, perché così è la sensazione che si ha, oppure mi sta rivelando la più grande delle verità, e cioè che Lui è perfettamente a corrente di quello che sto passando ed è con me, rendendomi fiducioso e sereno. È solo una questione di fiducia. Dio non mi invierà una lettera raccomandata per ricordarmelo, oppure non mi chiamerà al cellulare o non invierà un messaggio su WhatsApp. Ripeto, è solo una questione di fiducia. Sapere che come ha garantito al profeta la sua assistenza ed attenzione, altrettanto farà anche per me. Per comprenderlo non occorre chissà quale vasta conoscenza della Bibbia oppure aver fatto degli studi teologici, ma semplicemente prendere Dio in parola. Questo significa avere fede o fiducia. Digli solo, Signore, sono certo che tu stai condividendo con me le vicende della mia vita, non ho dubbi. Oggi facciamo nostre, con un atto di semplice fiducia, le parole che Dio stesso rivolse a quel giovane. Stai sereno. Loro combatteranno contro di te, ma io sarò con te ovunque andrai per liberarti. E che Dio ti benedica.